Una volta che abbiamo sezionato il cavo in maniera corretta, evitando gli errori precedentemente visti, possiamo passare ad effettuare la connessione. Il primo caso che vedremo è il collegamento di un connettore RF. Basterà appoggiare il connettore RF alla guaina e avvitare. Avviteremo fino a quando il dielettrico non avrà appoggiato sul connettore. Sezioneremo il conduttore interno . Vediamo adesso la maniera corretta di collegare la classica spina TV. Iniziamo a togliere il cappuccio di protezione in gomma e prima di procedere al sezionamento del cavo dovremo inserire il cappuccio nel filo. Successivamente, seguendo le regole viste prima, passeremo ad effettuare il sezionamento del cavo. A questo punto passeremo a dimensionare il conduttore interno ed a collegare la spina. È necessario che la vite della spina TV pizzichi il conduttore interno e che le due alette siano strette sulla treccia. Occorre non stringere eccessivamente le alette per non causare una perdita di segnale. A questo punto avvolgiamo tutto con il cappuccio in gomma. Questo è un classico CAD della Fracarro. È sufficiente sezionare il cavo nella maniera vista prima e procedere al collegamento. Un saluto da Capitano Antenna.